In questo ultimo anno e mezzo, ormai veramente anno e mezzo, quasi 2 anni al Loft, ci avete visto risistemare tutto partendo da zero, zero mobili, zero niente. Abbiamo raggiunto cucina, tavoli, divano, armadiature, letto, camera, eccetera. Non vi abbiamo mai fatto vedere il bagno. Ci sono in realtà 2 bagni, un bagno è uno di servizio, quello rimarrà di servizio, non lo vedrete mai, e un altro che è un po' il bagno che utilizziamo tutti, insomma quello Servizio di a tutti. servizio di tutti, e ve lo faccio vedere perché c'è un motivo per cui non l'avete mai visto. Ta-da! Qui mi ci avete visto lavare i piatti, ma questa è la condizione in cui verge, vabbè, sanitari, ok. Poi c'è la vasca con tutti i prodotti e ci siamo in qualche modo ingegnati perché, come potete notare, non ci sono mensole. C'è ancora quella lampadina. Non ci sono mensole, non ci sono cassetti, non c'è un emerito niente. E quindi abbiamo tenuto qui un pochino di appoggino, c'è un casino, abbiamo questo carrellino che mi porto dietro da Piacenza, ragazzi, cioè di che cosa stiamo parlando? Era il mio carrellino della frutta e della verdura. È stato il carrellino dei sacchetti nelle altre case, è stato il carrellino di ogni cosa, oggi è diventato il carrellino del bagno dove ci teniamo. Chiamasi carrellino polivalente. Multifunzionale, e oggi è approdato in bagno. Dopo aver risistemato quasi tutto il loft, non ce la facciamo più vivere in queste condizioni, anche perché veramente io e Jimmy siamo abbastanza minimal in tutto e vedere questo caos in bagno, fastidio. Tanto fastidio che Jimmy ha deciso, ok, ora basta, è il momento bagno e quindi abbiamo preso dei mobiletti per arredarlo. Ovviamente potremmo fare dei lavori più grandi? Sì, li vogliamo fare? No, perché siamo in affitto e quindi in qualche modo bisogna adattarsi, anche perché qui veramente lo spazio è molto limitato, cioè questo lavello ha una mazzetta qui accanto che è veramente piccola, quindi non è che si possono comprare dei mobili bagno che sono molto profondi, verrebbero qui. Insomma, è complicato. E quindi, prima new entry, mobilino. Ta-da! Abbiamo Jimmy che sta finendo di montarlo. C'era un motivo se diceva di montare prima questo e poi le ante, però. Sì, no. Sì, Vabbè. però. Abbiamo montato ieri sera, il nostro pastime. Devo dire che passare le serate costruendo mobili mi diverte da morire. Quando abbiamo costruito il mobile TV, costruito questo, cioè. La soddisfazione, sai, è divertente costruire mobili, mi dà proprio, mi piace. E basta, quindi ora inizia il makeover del nostro bagno. Che non sa. Non lo so. Resiste, resiste. Avrà 6 anni. No, No, arco no, due, no, 4 anni, no. Altra casa. 3 anni. 3 anni. Vabbè, dai, pensavo di più. Vabbè, dai. È un pezzo di carta comunque, quindi. Che tipologia di carciofo è? No, raga, sono appena scivolata su questa buccia di banana. Io ve lo giuro.
Ragazzi, non è un mito. Non è un mito, è vero. Veramente. Cioè, ho fatto veramente così e stavo per volare giù. Senza parole. Bottino ricchissimo. Prendila con le fragoline. Bottino ricchissimo. Poi abbiamo delle fragole che magari sotto il sole, visto che è arrivata la primavera, ora le spostiamo. Abbiamo finocchi, mele, melanzane, pomodori, zucchine, ma una quantità enorme perché sono a due piani questa cassetta. E poi gli ultimi carciofi della stagione. Questi sono un pochino più sottili, un pochino più meno grossi rispetto agli altri della volta scorsa, che erano buoni però troppo spessi, non so, avevano qualcosa che non andava. Veneziani, no, non sono veneziani, sono Violina. E poi abbiamo fatto a metà di una scatola di cavoletti di Bruxelles che io adoro. Diciamo che il sabato in casa Fashions è abbastanza ordinaria routine, mercato, eccetera. E l'eccetera oggi è cose per la casa, cose che Jimmy adora fare, io seguo a ruota, allora, mi piace, fare. Tu adori fare, adora profondamente. Ora che abbiamo iniziato a sistemare il bagno, è impazzito. Vi volevo far vedere il mio outfit perché oggi merita, perché io durante la settimana o durante tutti i vari eventi, le cose, vado sempre un pochino, così, non so, mi vesto bene per andare al mercato, assurdo. Comunque, oggi abbiamo jeans, sempre i soliti dell'altra volta, questi me li vedete indossare molto perché mi stanno bene, cioè mi stanno bene, poi in realtà vi avevo già detto i difetti che hanno. Poi questa canotta che indosso sempre, ma la novità, cioè no, in realtà poi camicia adoro. Il gilet, questo gilet di MyProtein, ragazzi, cioè per me primavera uguale gilet. In realtà io lo utilizzo anche tantissimo d'estate, d'inverno, sotto il cappotto, comodissimo. La novità e la new entry è questa borsa a spalla, praticamente è, possiamo chiamarlo borsello, sì, lo chiameremo borsello. Dentro ci sta telefono e non è scontato, soldi eccetera, ed è comodissimo perché si indossa anche così, quindi te lo metti al petto e se hai un cappotto te lo chiudi, però comunque ti senti molto più sicura con i soldi eccetera. Di questo vi metto il link in descrizione perché secondo me merita veramente. E basta, quindi ci inventiamo qualcosa per pranzo e poi andiamo nei vari negozi che Jimmy ha selezionato. Abbiamo una new entry di negozi per la casa. E vai, iniziamo. Jimmy, sto bagno come lo stai facendo? Sempre meglio. Ragazze, io sono finita in paradiso. Cioè, questo negozio per la casa immenso. Questo è solo l'angolo hobby, cioè di tutto, dai colori ai fili, per i braccialetti. Fondamentalmente, e fun fact, io a lezioni di artistica alle medie, no, sì, elementare alle medie, avevo fatto un'inserzione sul legno. Cioè, praticamente questa è una burning pan, quindi ti brucia il legno intorno e ti fa tutti gli intagli, le inserzioni, come potrebbero essere appunto questi. Questi sono fatti con questa. Meraviglioso, io adoro profondamente. Ma poi prezzi assurdi. No, vabbè, io sono senza parole. Penso che non usciremo mai più da questo negozio. C'è la colla spray di sticker. Oddio, i timbri. C'è così tanta cancelleria. Sto impazzendo. Cioè, questa cosa è incredibile. Io ho guardato una serie TV su Netflix dove loro utilizzavano tutti questi organizzatori di plastica nei frigo e nelle varie mensole stipi. Una giornata molto impegnativa oggi. Stiamo andando da uno all'altro.
Buongiorno, questa mattina è domenica e l'ho passata a registrare un nuovo allenamento per questa settimana della You Challenge perché volevo creare qualcosa di dedicato ad hoc, quindi questa mattina colazione un po' impegnativa perché ammetto mi sono fatta prendere un po' la mano con le fragole del mercato di ieri, vabbè, e deliziosa, e nulla, quindi oggi dovevo andare a nuoto, ma ho deciso di dedicarmi appunto alla registrazione di questi allenamenti e andare a nuoto quando ho la mente un pochino più libera, perché è una cosa che, di cui ne ho parlato anche nel... vediamo se ho un po' luce migliore, mi metto così, ecco. Ne ho parlato anche su Instagram in settimana scorsa e allora, spesso l'allenamento è un po' una mia fuga, nel senso sono piena di cose da fare e vado ad allenarmi così, non ci penso e in qualche modo torno che magari mi... ho fatto un pochino di chiarità mentale e riesco ad affrontare le cose un po' meglio. Però molto spesso questo significa anche rimandare, procrastinare e più rimando, più procrastino, più sento le cose che mi pesano perché alla fine ti rilassi veramente soltanto quando le hai fatte, non soltanto non quando le hai evitate. Quindi sapevo che volevo fare un workout ad hoc per questa settimana e stavo rimandando un po' troppo, sono anche arrivata a dire lo filmo martedì che tanto poi va online mercoledì, no. Quindi anche perché avrei vissuto male fino a martedì finché non l'avrei fatto, quindi ora me lo sono tolto, sono felice, sono soddisfatta e magari martedì piuttosto andrò a nuotare con la tranquillità di appunto non dover fare le cose eccetera, quindi molto spesso sì, provo queste sensazioni e ditemi che non sono la sola che è sempre all over the place, vorrei fare tante cose ma poi veramente sento che mi carico troppo però poi allo stesso tempo cerco di evadere, insomma è un casino ragazzi, è veramente veramente un casino, ma sono molto molto soddisfatta e molto felice, quindi questa mattina è andata così e ieri sera abbiamo montato un altro mobile del bagno, non ve l'ho fatto vedere perché pensavo fosse, cioè perché Jimmy si è messo a montarlo a mezzanotte e io l'ho seguito in questa pazzia, infatti siamo andati alle 3, ma va bene. E oggi voglio andare in centro a Milano perché ci sono le magnolie in fiore e a Milano sono bellissime, quindi ora pranziamo velocemente e poi andiamo, che è arrivata la primavera, tutto in un giorno, tanto che non riesco, vabbè, dopo vi dico una cosa. Siamo venuti al parco, meglio ho trascinato Jimmy al parco perché su Instagram avevo visto tutti con le magnolie, in fiore e non ce n'è nemmeno una, cioè siamo venuti al parco all'Indro Montanelli, ovviamente sarà l'unico parco di Milano senza magnolie, sicuro. Secondo me hanno usato le foto vecchie dello scorso anno e gli altri posti, che può essere? Sei stata fottuta dal sistema. Perché, può essere, può tipo essere. Un throwback, vabbè, può quindi passeggiatina al parco oggi, adoro, oddio che belli. Raga, no, la mamma va di là, raga, la mamma va di là, oddio si sono separati, e mo? Quell'altro è indeciso, quello laggiù, seguo la mamma o fratelli, Raga, vi siete un po' persi. Ora la mamma li tocca tornare indietro, eccola, ragazzi, ma che cacchio fate, ma dove andate? Oh. Volete seguire me? Forza, fila indiana, muovevi. Mi devo stare dietro ora. Vediamo se non ci chiude. Ci chiude il bar. Che buffi. Buongiorno, oggi è lunedì e ci troviamo in un'altra cucina perché guarda com'è tutta ripulita e rifinita. Questo perché? Che giorno è? Oggi mi laureo, raga. Incredibile, incredibile, ce l'abbiamo fatta. Dopo 5 lunghi anni. No, si dice. Che dovevano essere 3, ma insomma sono state un po' di vicissitudini nella mia vita, ma questo per dire che... hai studiato ancora più approfonditamente. Assolutamente. E che... perché hai rifiutato tanti... Se vuoi, puoi. Se vuoi... Sì. Allora, perché allora, se vuoi, puoi. Quindi oggi siamo qui a fare il festeggiamento, aspettare la proclamazione. Sì, intanto le chiameranno magari. Mentre noi beviamo il caffè. E poi andiamo a festeggiare!
Nonché oggi è anche l'inizio della You Challenge, buttiamo tutto in mezzo. Esatto, quindi questa sera cucineremo insieme. Questo è il mio comunque perché c'è del latte, quello è il tuo che è più grande. Grazie! Come se non ti conoscessi. Quindi questa sera poi si cucina insieme, e, insomma festone. E basta, poi sette chi, giorni chi non feste- cioè ditemi la dedication, festeggiare, cioè stare proprio il giorno. Non ti sei sporcata tu? Importante che non ti sei sporcata. Dio Gesù. No? Niente? No, tutto a posto. Tutto a posto, è pulita. Sì? Ok. Molto bene. Per l'autorità conferitami al magnifico rettore dell'Università San Raffaele di Roma, i programmi dottori, chef dell'alimentazione e gastronomia con le seguenti votazioni. Congratulazioni dottoressa! Allora, non so qua, ma a casa andiamo a pranzo! In un posto meraviglioso, io ho visto le foto, quindi ora ci porto. Vabbè, allora passa tu. Uai. Che posto meraviglioso, Vale! Grazie. È bellissimo! Mi sa tanto di Cavecchia. Infatti immaginavo che oh mamma piaciuto. Che spettacolo. No, alla fine questo è un fai bene, poi questo è il posto perfetto. Preferisco mangiare solo bellina. Però no, per quello quindi la faccio. Jimmy, dopo lavori. Io oggi me lo prendo di ferie. No, scusa. Una roba leggera. Se riesco a così, un pranzetto di lavoro del lunedì. È colpa della Vale, sa? Ha deciso di laurearsi oggi e oggi si festeggia la Vale. Come domenica, via. Lo sapevate che prima di mangiare le cassole aveva bevuto un sciottino di grappa? Di grappa. Vai, alla goccia, roba. Dai, alla vai, goccia, Jimmy, su. Per me. Dai, bella. No, vai. Vale. Grazie mille. No, devo dire che niente, fantastica, buonissima. Carciofi vibes in questi giorni. Adoro. Vai! Dottore! Si può. Questo è proprio matrimonio. Wow. Sì. È nostro! Gli arredamenti effettivamente sono tutti meravigliosi. E poi vedi, ci sono tutti i vari allestimenti. Giornata di festeggiamenti terminata un po' troppo presto perché poi siamo tornate, ahimè, a lavorare. Questa sera abbiamo la live con le iscritte alla You Challenge. Yes. Questa sera si cucina. Prepariamo una colazione che ovviamente poi è una meal prep perché potremo consumarla per 2 o 3 giorni. Colazione ma anche merenda. In realtà tu hai detto metà un giorno, metà l'altra. Oddio che carina come hai riso. Fondamentalmente come mangio io, non so se mangio le tante, però... Quindi è una torta di pasta fillo. Sempre comunque umili. E poi comunque pasta fillo è quella che salva la cena sempre. Ormai. Siamo professional, eh? Però cosa, come si chiama questa cosa qui? Livella. Livella. Io ero per livelle, era abituate quelle con la bolla dentro. Ma... Siamo praticamente dentro. Questa fa la stessa livello, cosa. Però sì, uguale. Come cosa hai detto? Quasi perfetto. Tu che dici quasi perfetto? A tratti per il livello potrei dire perfetto. Ah! Oh mio Dio, Jimmy, ma questo già hai perso la verginità qui, eh. Che merda. Ok, andiamo a vedere. Per Jimmy nulla è perfetto. Niente, ma neanche. Comunque ho scoperto una cosa. Neanche buono, è sempre discreto e fatto male. Ora, allora. Fatto. Allora. Ok, ora. Fatto! Davvero? Vai, guardiamo. Così basta? Io avevo calcolato, questo te fai così, non rischi di picchiarlo. Ho capito, però... ma mica ti alzi, scusami. Io mi alzo così quando faccio le mie cose. Vabbè, e poi mi alzo su. Fammi vedere come mi alzo.
io da qua. E che sei scema? Che dai, che devo dire? Sta su? Sta su! Lascio! Aspetta! C'è! Sta su! Wow, piano! Editate! Wow! Vada là! Ecco, mi è bello! Tanta roba! Sì. Super carino! Sì! Complimenti! Complimenti davvero! Questo va personalizzato, secondo me, ci sta. Bello. Una bella fascia. Ho iniziato a vendere qualcosina su Vinted perché voglio un po' svuotare, rinnovare, rinfrescare l'armadio. E l'altro giorno mi sono messa a chiacchierare, perché ragazzi io parlo con tutti, quindi parlo anche nella chat su Vinted. Mi sono messa a chiacchierare con una ragazza che aveva preso un paio di scarpe e mi ha detto che queste scarpe appunto arrivavano in questo momento per lei come un segnale di ritornare ad allenarsi e prendersi cura di sé. Quindi ho pensato, ti faccio un regalino. Quindi ho preso, io ho scritto un bigliettino con una piccola, anche qui non riesco a essere molto breve, dedica, e insieme alle scarpe le regalerò questa maglia. Mi piace molto fare questa cosa, devo dire, adoro profondamente. E poi dove vai in palestra? Bigliettino. C'è molto di ciclo qui. Sempre. Scusa. Questa sera la diretta è la mia. Oh, Vale, ce l'hai fatta! Ero già pronta a dire. So, mancano 40 secondi e inizia la diretta. Questa sera fitness, ho preparato un bellissimo circuito PHA che non vedo l'ora di far provare a tutte le ragazze che si collegheranno. Quindi, good luck a me, a noi. E da qua mi apro. Sguardo avanti, sguardo fiero, petto aperto, spalle basse. Posizione bene, salgo su. L'ultimo stacco, bello bello, e do. Ok. Bevete un goccino d'acqua se necessario, ma è una pausa proprio brevissima. Buongiorno, nuovo giorno, nuova live. Sono le 7, stiamo per iniziare a fare una live di yoga. Yay! E io svegliarmi così presto la mattina, beh, solitamente non è il mio, ma sono molto contenta di averlo fatto, cosa che io da sola non farei mai. Questo è un po' l'obiettivo di Blue Mall, quindi ora iniziamo. Yay! Le ginocchia e le arche. Facciamo dei piccoli movimenti laterali, come se volessimo prendere il bacino verso l'alto. Questa volta i piedi sono fermi, però le ginocchia sono più. Scendiamo e saliamo. Cosa che è rimasta è lei. Abbiamo guardato e mi ha detto no, no. Comunque abbiamo raggiunto anche la fine di questo vlog e di questa settimana. È stata una settimana bella impegnativa, ma direi ricca di soddisfazioni. Yay, yay, yay. Quindi io corro a editare questo video e ci vediamo nel prossimo. Quindi sapete che cosa fare. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ciao ciao! Mua.